un pilota laureato in economia e commercio, un preparatore che mangia un sacco di cioccolata, un papà che si è sempre tagliato la barba, un ex concorrente di sfida da bar che ama sognare, un video reporter che non si vuole più tagliare la barba. E poi, da un certo punto in poi, lei, l'intrusa. Tutti in viaggio all'isola di Man per correre al Manx GP. Buongiorno mondo. Dopo 12 ore di pioggia e freddo, adesso c'è il sole e il freddo. Io ho fatto il militare in marina, l'evento di mare stanno. A parte di scherzo, sarà un po' di salsedine sul monte, si attacca la visiera, ho messo quella chiara, si vede bene, lo sente un po' anche l'anteriore a bordo. Stanno venendo le unghie nere da meccanico. Anche le mani nere. Tutti forniti di occhiali da sole, io no. E si vede, tutti mascherano gli occhioni pesti da nottataccia. Faccio così almeno sembro sveglio. Ora sono 20 giorni che noi entriamo all'interno della pit lane e del parco chiuso, perché chiaramente siamo muniti di pass. Però che cosa succede? Che dopo 20 giorni in cui entriamo tutte le ore, se non abbiamo il pass, la tipa non è che si ricorda, dice ma sì, questo l'ho visto, c'è una telecamera in mano, c'è... No, ci blocca e non ci sono cazzi, non ci fa entrare. Io direi di andare a provare ad infiltrarci, a vedere se ci riconosce o meno. Proviamo a eludere i controlli. Vai, abbiamo nascosto il pass dentro la giacca. Esatto. Yeah! Pass? Sì, every day. Come vedete non mi ha riconosciuto. Ok. Qua le regole non sono un'opinione, guardate adesso, come vedete l'ingresso per il parco chiuso è diviso tra ingresso pedonale, uscita pedonale e ingresso per le moto. Se avevate dei dubbi sul fatto che queste persone siano davvero diverse da noi, allora venite con me, che vi faccio vedere una cosa. La ragione di questa compostezza sta tutta in questo cartello, dove c'è semplicemente scritto di non mettersi in piedi qui a guardare la gara, perché sennò le persone sedute non potrebbero vederla. Bastasse questo anche da noi. Questo è il principale personaggio delle gare sull'isola di Man. È l'ultima persona che vedi prima di partire, è colui che ti dà la pacca sulla spalla. Dopo di lui non c'è nessun altro. Allora, speed it, dove va? Ok. Yeah. Good morning. Morning. How are you? Fine, thank you. It's the best Per questa, scusate, è un'introduzione, ma è una nota personale per me, perché voglio ricordarmi di questo momento in cui sono stato così mostruosamente stanco, ma libero. Ci abbiamo lavorato a lungo e speriamo di aver risolto i problemi. Abbiamo battuto tutto l'impianto elettrico, abbiamo trovato dei fili spelati che, scaldandosi come succede in gara, potevano dar luogo a questo problema, perché poi la diagnosi non ci dava l'errore. Cioè succede, lui gira, fa qualche chilometro e va alla centrale a recovery, si
fa un, da un errore, la centralina automaticamente accende la spia full ignition, poi va in recovery e non gli fa passare un tot di giri, dovrebbe essere di 14.000. Ieri abbiamo passato quasi tutta la giornata a risolvere il problema, tra banco prova e le mani di Ezio, sembra che il problema sia stato risolto, quindi oggi siamo speranzosi perché vada tutto bene. Il pilota ci dia del gas e la moto non faccia stronzate e che arrivi in fondo con tutte e 21 le dita, quando arriva gliele conto, eh. Come sempre per Fede, ho detto che su è bagnato, per cui insomma c'è un po' di apprensione per il fatto che non si conoscono effettivamente le condizioni dell'asfalto sopra. Sento bene, se la moto... cioè, non ho problemi, oggi schiacciamo bene. C'ho delle bellissime sensazioni, oggi facciamo bene. I ragazzi che segnano i giri e i tempi, in più proprio sopra il numero c'è una lucina che quando si accende significa che il pilota comunque sta arrivando, solitamente quando si accende la luce è tempo qualche secondo e vedi passare il pilota qua, diciamo, sul rettilineo. Guardi bene la strada, per l'umidità, per l'acqua, poi dopo quando ha visto che si può usare un po' di più, dal secondo poi potrà tirare un po' meglio.
la pit lane si è svuotata, si sono svuotati anche gli spalti, purtroppo ci sono stati due incidenti gravi, non abbiamo nessun tipo di informazione, è stata data la bandiera rossa, nessuna moto sta passando, quindi i concorrenti verranno fatti uscire, appena avremo informazioni chiaramente vi aggiorneremo. Tutti uscivano dalla pit lane, le tribune si stavano svuotando e poi abbiamo finalmente capito che sono accaduti due incidenti nel primo terzo di tracciato, se abbiamo capito bene da quello che ci hanno detto, e insomma non avere informazioni in questi momenti qua è proprio pesante. Sfida da Bar School Academy. Dal conseguimento della patente A fino ai cordoli della pista. Una iniziativa in collaborazione con l'Autoscuola Basile di Giuseppe Ferrero. Ad avere nessun tipo di informazione. At 11 Mile è una persona a Bishop's Bridge, Bishop's Court. Ah, ok, quindi quattro persone in tutto. Sì, quattro persone in tutto. All persone, everyone's at hospital. Dice che tutte le persone sono state portate all'ospedale, but we don't know the condition. No. So it's all the telling us. Thank you. Danno bandiera rossa in Italia anche per un incidentino, danno, qua da quello che mi hanno detto, anche se c'è il morto la gara continua, quando danno bandiera rossa è perché è inagibile, cioè non riescono a sgomberare la pista, deve esserci un bordello, olio, un moto, pezzi, un casino. Teoricamente, secondo gli annunci che sono stati fatti, gli equipaggi che sono stati chiamati a conferire con la direzione di gara sono quelli del numero 10 e quelli del numero 31, quindi non no. Bisogna parlare con la Michela per tranquillizzarla, perché lui ha telefonato
ha telefonato in Italia e la mia moglie mi ha chiamato per dire che ci sono due incidenti, la gara l'hanno sospesa, però lui non è incolume, non ci incassa nulla con l'incidente. No, è tutto a posto, ascoltami, vieni qui, Federico ha telefonato a casa, non ci incassa nulla con l'incidente, va bene? Ci sei? Sì, vieni qui che ti spiego, il Federico non ha... è a posto Federico, ti aspetto qui, ciao. You updated as soon as we know the road condition. Chiamato a casa. Sì, ho chiamato in casa, perché non si ricordava. Ma non lo sanno loro, non hanno notizia, hanno detto che non sanno niente. Allora lasciali stare, che non rompono i coglioni. Federico si è fatto dare un telefono al Marshall, per telefonare ai familiari. Ha chiamato la sua mamma in Italia e la sua mamma, mia moglie, mi ha chiamato dicendo che Federico è a posto, che ci sono due incidenti, bandiera rossa, gara sospesa, tutto a posto, ok? Dammi la sigaretta che mi ci va. Cascati due, ne ho visti due, uno all'undicesimo a Milstein e quell'altro a Greg Irvona, quarta quinta in discesa, moto aperta in quattro pezzi, lui non l'ha guardato stavolta, era dritto, poi mi ha detto che era messo male. Allora, siamo qui per tirare un pacco. Sì, perché allora pacotto. In realtà il discorso è questo, che le gare si sono svolte tutte e tre. Un po' ve le abbiamo raccontate. Un pochino. Giusto. Però ci sono ancora i tempi e le posizioni. Sì. Ciuppa nel senso che le raccontiamo nel prossimo video, nella prossima puntata. E poi c'è la storia da Barbie, beh, quella gliela possiamo dire. Questa gliela possiamo dire. Sì. Diciamo. Però dai. Scusa, ma domani non dobbiamo aspettare domani per dare i tempi, le posizioni e tutto. Sì, allora facciamo tutto insieme, raccontiamo anche domani la storia della barba e buono. Vabbè, allora mi sta bene, tanto mi sembra una bastardata sostenibile. Sì, una barba bastardata. Una barba bastardata, vedi che impara la nostra Giovanelli. A questo punto facciamo tutto insieme, no? 30-31 si fa domani, dai. Assolutamente sì. D'accordo tutti anche sul fatto che, come dice Ross, siamo un po' barba stronzi. Ermonnezza che è ridato. We'll be right back.